Il campionato è finito da meno di un mese, ma in casa del Fessaverino proseguono le onorificenze che confermano la qualità del lavoro svolto dal club del presidente Giuseppe Lombardi. La Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato il premio Gabriele Fioretti come miglior dirigente dell'anno al GM della società avellinese Antonello Nebola. Riconoscimento per il dirigente irpino, decisivo per il risultato conseguito in gara 5 della finale promozione contro la Faboeros Montecatini, epilogo di una rimonta splendida tra stagione regolare e playoff, con un riequilibrio del roster definito in sede di mercato lungo i mesi. Nebola ha vinto la concorrenza di tanti suoi colleghi, alla fine è riuscito a prevalere. Premiato per la pazienza, la capacità di aspettare risultati senza farsi mai prendere dal panico e superando insieme alla squadra e della società i momenti di oggettiva difficoltà che nel corso di una lunga stagione non mancano mai. Il dirigente avellinese è arrivato a conquistare questo titolo dopo anni di lavoro anche nelle categorie superiori. Non solo Avellino, perché in carriera Nebola ha conosciuto piazze come Montegranaro e Caserta, sempre in massima serie. Sul mercato si lavora per le ultime pedine, dopo i vari innesti già annunciati nei giorni scorsi. A rinforzare lo staff di coach Alessandro Crotti arriverà l'avellinese Rodolfo Robustelli. Avviato anche l'iter per il cambio di dominazione. Martedì l'atto notarile con cui sono stati scritti i primi passi. Il nome, salvo colpi di scena, sarà Avellino Basket. Nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti per poi ricevere la ratifica del Consiglio federale che si svolgerà il prossimo 17 luglio a Roma. Entro quella data il futuro della Delfes Avellino sarà già scritto per il prossimo campionato di Serie A2.